Ancora una volta ciao ragazzi e bentornati su Amnesia. Questa mattina io volevo giocare ad Happy Wheels e forse sarebbe stato molto meglio per una questione di paura e di buon risveglio, però purtroppo non si caricavano i livelli, quindi mi sono detto che cosa giochiamo per alternare l'allegria delle morti di Happy Wheels. Giochiamo la tetra orribile mortalità dei livelli di Amnesia, delle stanze terribili e brutte di Amnesia. Ok, credo che non sia la scelta migliore da fare, però, insomma, che cazzo c'è qua sotto? Guardate che figo che sono. Da subito una chiave, che la scorsa volta ci avevo messo un'infinità di tempo a trovare la chiave. E invece questa volta... Oh, no, oddio, dove vado? Oh, cazzo, no, apri, apri, chiudi. Shh, zitti tutti, silenzio. Zitti, qua fuori, è qua lo sento, lo vedo. Zitti. Oh, cazzo, zitti tutti. Chi ha scorreggiato? Zitti, cazzo. Apriamo poco. Apriamo poco. Ah, cazzo, è ancora lì. Esci. Sì, poco. Ulli! Ma via! Tegame ignorante! Non hai niente da fare, eh? Non hai una fidanzata! Mari ti sta chiamando, eh! È andato forse, sapete ragazzi? Ha! Abbiamo vinto! Ebba via, è brutta esperienza! Cosa c'è qua sotto? Ok, è finita anche la musica terrificante, quindi immagino che... ce ne sia andato definitivamente. Qua non c'è niente. Non c'è niente nemmeno lì. Lì abbiamo già preso. Potrei portarmi appresso questo quadro. Non si può. Sì che si può. Questa è un'arma, uno scudo. È uno scudo che mi proteggerà in modo proteggente. Però qua è buio. Io ho bisogno della lanterna un po', eh. Adesso qua possiamo. Questo non si può prendere, va bene. Qua dentro non c'è un piffero. Qua c'è niente. Sono stufato di aprire i cassetti perché dentro non c'è mai un cazzo. Nessuno mi faccia degli scherzi di quelli brutti, però, qua. Io sto entrando tutto tranquillo. Cos'è quello? Aspetta un secondo che guardo qua i cassetti, non sia mai che mi perda qualche cosa. È un libro, ma è un libro inutile. Fanculo. È sotto? Fammi aprire anche qua. Niente, ok. Ok, forza e coraggio. Babia! Era un traditore, doveva essere ucciso. Sono passati tanti anni fin da quando ti tenevo con me, amore mio, ma ti prometto, presto sarò con te. Strano. Mi ricorda Anna, il gioco che ho giocato qualche mesetto fa, forse, su YouTube. Anche lì c'era una storia d'amore strana, tormentata. Non c'è un cazzo, ci scommetto le palle. Perfetto. Ma perché li mettono tutti sti cazzo di cassetti? Se poi non ci si può mica entrare. Non ci si può. Per confondere li metto. Li mettono lì, loro dicono no. Non c'è un cazzo qua. Ehi. Speravo di trovare qualcosa io lì dentro. Niente. Vaffanculo. E allora? Ok, siamo arrivati da là. Qua ci siamo già entrati. Però devo accendere perché sto... proviamo di qua, va. Vediamo di qua. Qua ci sono due cassetti di merda. Possiamo prendere il cassetto? Ce lo portiamo appresso. Questo sì, questa è una barca. Andiamo! I'm sailing away. E remo, no? Mentre remo. Ok, basta. Tirati su. Bravo. Andiamo. Corri. Sprinta. Repede. Qua c'è un armadio. Che è questo armadio? C'è niente dentro. Va bene. La. È chiuso. Ui, non apre questa merda. Ok, è chiusa. Di qua. Un cazzo. Però noi abbiamo una chiave, quindi io proverei subito ad operarla.
E si è aperta? Avete visto, ragazzi? È molto buio qua. È molto buio. Molto buio. Cosa c'è qua dentro? Spegni. Ma non c'è una torcia che io posso accendere, tipo? Sti libri mi sembrano tutti uguali. Sembra. Penso che lo siano. Qua sul tavolino non c'è niente, mi pare, tranne questo vasetto di merda. Qua ci sono altri libri, ma mi paiono anche essi tutti uguali. Però aspettate, qua c'è qualcosa. Qua c'è qualcosa. Che cos'è qua? C'è questa cosa qua che ci prendiamo. Accendiamo una candela, così vediamo qualche cosa. Fragile, ma non può essere rotta con le mani. Perfetto, noi possediamo attualmente questo. Non puoi usare l'oggetto in questo modo. Perfetto. Ho sentito un rumore io, possediamo altro? Non mi pare, abbiamo questa merda, ma... No, infatti, ma... Siete sicuri che questo non si possa usare? Perché secondo me è perfetto, Oh, cazzo! L'ho rotta con le mani! Che cazzo è successo? Devo passare qua? Nessuno faccia scherzi, però, dall'altra parte, perché sennò io me ne torno da dove sono venuto, non ci vengo più qua a giocare con voi. Bastardi, mostri di amnesia. Loro vogliono amore, si dice, però non sanno come dimostrarlo, quindi ti mangiano, capito? Sono un po' aggressivi. Qua sotto quest'armadio ho visto qualcosa io, Cosa posso... Ok, questa libreria è strana. Che cosa devo fare? È parecchio strana, devo dire. Forse... Oh no, ho finito l'olio nuovamente. C'è un enigma qua da affrontare. E però non capisco quale sia l'enigma. Devo togliere tutti i libri? Forse... Spostatevi. Ma che cazzo devo fare? Non sto capendo, ragazzi. Secondo me... Dobbiamo levare i libri, perché ci potrebbe essere tipo un pulsante sul fondo. Però è un casino, devo togliere tutti i libri io qua. Oh, sta venendo buio qua, Oh. Ma siamo sicuri di quello che sto facendo, perché... Io no, Raga, fanculo, l'olio! Ma non posso accendere. Dobbiamo fare attenzione, perché non si vede un cazzo di già. Però secondo me l'unica cosa da fare qua è levare i libri, perché mi pare che davvero non è che ci sia molto altro da fare. Ma è stupida come cosa da fare, secondo me, ragazzi, Cioè non mi sembra che sia la cosa più intelligente del mondo. Comunque io lo sto facendo perché non ho altre idee. Così, tipo tutti quanti li togliamo, no? Ma è una cagata, ragazzi, è una cagata questa idea. Cioè, non è umanamente possibile che qualcuno abbia pensato di farci togliere tutti i libri da qua per poter poi fare qualche cosa. Anche perché quelli di sopra non li posso togliere, come fa? Però, No, non c'è niente. Non c'è niente, sono uno scemo. Perché ho fatto tutto questo? Che non c'era neanche bisogno, magari. Però ho visto qualcosa io lì dietro, Come faccio ad accedervi adesso? Ci deve essere una leva, forse, da qualche parte. Ci deve essere una leva. Dove potrebbe essere la leva? Però si vede, vedete, ragazzi, c'è del blu lì sotto, Si vede proprio bene, chiaro. Dove potrebbe essere? Potrebbe essere qua, da qualche parte. Ma non possiamo sprecare la lanterna. Si può accendere qua, no? Magari qua... Uno di questi libri. Proviamo a passare la mano. Magari lo trova da solo. No. 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 Andiamo da qua. No. E no. E no. No, nemmeno qua. Allora. Ah, c'è il quadro che però adesso non ci serve. Niente, non... Porca vacca.
Pure sono sicuro che deve essere qua la soluzione, perché non c'è una stanza vicina a dove siamo noi adesso. C'è il resto del livello, ma ci siamo già stati qua. Quindi non credo che... infatti, no, non c'è niente di diverso qua. L'unica cosa che rimane è questa stanza. Questa stanza qui e la successiva lì dentro. Però non ci trovo niente io, Strano, strano, ragazzi. È un po' strano. Proviamo a spostare qua la sedia, magari c'è qualche cosa. Cos'è quello? Sembra di vedere qualcosa qua sotto. È un pulsante? Cos'è questa cosa qui? Secondo me... attenzione. È difficile da targettare. Lo sapevo però io. Vedete? Porca puttana. Questo era complicato, eh. Era complicato da vedere quella roba. E abbiamo preso un altro coso azzurrolo. Ok. Perfetto. Ora andiamo a metterlo di là, nella stanza principale. Sperando che nessuno... Oh no, vaffanculo! Oh cazzo! Porca puttana, porca! No, no, no! Chiudi, chiudi, chiudi! Chiudi, chiudi, chiudi! Shh, zitti! Zitti tutti! L'abbiamo fatto anche prima! Dobbiamo fare come prima! Come prima! Zitti tutti! Tranquilli! Perché non succede niente! Tranquilli, eh! Tranquilli! C'è solo un mostro che ci vuole divorare! Ma non è un problema! Non è... Oh mio Dio, se apro adesso ci ammazza! Eccolo lì! Lo vedete? Bastardo, bastardo! Tegame sudicio brutto! Potrebbe andarsene a fare un picnic, tipo. Lui va a fare un picnic e ci lascia in pace. No, deve rimanere qua. Secondo me lo pagano. I mostri di Amnesia sono dipendenti, capito? Cioè, è per quello che lavorano così tanto. Sono pagati, capito? Per venire a rompere le balle. Penso che non ci sia più, comunque. Vediamo un po'. Sì, pare che non ci sia. Allora, noi approfittiamo di questo istante. Ci mettiamo a correre e torniamo... Mamma mia, è brutta cosa. E torniamo qua, quindi, via, nell'atrio. Vai, ok. Perfetto, siamo riusciti a raccogliere un altro frammento. Però, ce ne manca ancora uno. Porca puttana. E questo potrebbe essere un problema, perché non so dove cazzo andarlo a recuperare. Quindi, il blu vuole qua. Sei contenta, Aquilotta. Manca un rosso. Dove lo troviamo? Noi non ce l'abbiamo, di sicuro. Quindi potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un grosso problema. Avevamo la nota che ci spiegava come dovevamo attivare i vari leoni. Però non è quello il punto. Il punto è che ci manca uno. Qua non c'è, certo, ovvio. Figuriamoci. Tu non sai niente, vero? Pesce alato con la faccia brutta e tegame. No, immagino proprio di no. Strana questa fontana, eh? Va bene, non saprei dove andarlo a cercare in questo momento, quello che manca, il frammento mancante. Proprio non ne avrei la minima idea, anche perché in queste stanze qua siamo già entrati. E sotto, lì sotto, non si può entrare da quanto mi ricordo. Da questa parte siamo arrivati noi, quindi non saprei, l'unica stanza che rimane credo che sia quella... qua ci siamo già stati. Forse l'unica stanza che rimane è questa qui. Qui dentro. Che è il dining hall. Però è chiusa. Quindi lì dice che una delle stanze adiacenti potrebbe avere la chiave. Però sinceramente non saprei dove andarla a cercare. Qua c'è il cellar che abbiamo esplorato già a fondo, direi. Dall'altra parte ci dovrebbero essere altre due porte identiche. Diamo un'occhiata, vediamo come si chiama. Ah, ecco, questa è chiusa, quindi qua niente. E invece qua qua che quale c'era? Vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa c'era qui. Archivi. C'eravamo già stati sicuramente negli archivi, però ci darei un'occhiata veloce così, tanto per vedere se ci siamo persi qualcosa magari. Mamma mia, è buio, qua. Che cazzo? Ah, noi siamo... Ah, ok, atrio. Quindi, le altre stanze sono queste. Ok, diamo un'occhiata rapida però.
Mamma mia, è buio, eh. Qua mi sputtano tutto l'olio io. Cazzo se è buio. È buio e potrebbero esserci dei mostri. Minchia. Questa è bloccata? Che vuol dire bloccata? Posso sbloccarla, forse? No. Affanculo. Bloccata. Bloccata. Me ne frega un cazzo se è bloccata. Devi sbloccarla. Cosa ci sei a fare? Tegame. Qua libri. Libri. Ah, mi ricordo che nei commenti uno di voi mi aveva detto che c'era un libro diverso dagli altri. Mi è tornato in mente ora. Dove era sto libro diverso dagli altri? Eccolo. No. No, vaffanculo, non è. No, non è qua. Immagino. No, non era questo. Era un altro, era un libro diverso dagli altri. Questi no, questi qua no. Cazzo, ragazzi. Era un consiglio molto utile. Devo riuscire a trovare qual era questo libro. Mamma mia, quanto diventa buio però qua, troppo buio. Forse era qua. No, ci sono sempre questi. Oh no, ho finito la. Ok, è meglio non usare l'ultima cosa di olio. Qua ci sono sempre gli stessi libri, ma non sono diversi da. Minchia, non vedo niente qua, Oh. Porca puttana, troppo buio. Posso togliere questo quadro? No. Ah, porca vacca. Ok, spegniamo però, perché non vorrei mai finire senza olio proprio nel momento clou della partita, del gioco, del mondo. Qua non c'era un cazzo di sicuro, perché ci ho già guardato. Forse era qua. Aspettate, allora qua accendiamo e vediamo un po' se riusciamo a trovare questo libro diverso dagli altri. Qua non mi pare. Qua non mi pare, però accendiamo anche qui. E sapete che potrebbe essere qua, perché forse no. Però vale la pena dare un'occhiata. Vediamo un po'. Un libro diverso dagli altri. Un libro diverso dagli altri. Non c'è altro qua, no? Però potrebbe essere qua. Sapete, ragazzi, la strada giusta per ottenere quello che ci manca. Il pezzo mancante. Ci manca un pezzo.